Buongiorno a tutti voi, ben trovati, buon 12 dicembre 2019. Quanta vita c'è in questa giornata speciale, specialissima, caratterizzata senza dubbio. Da una coltre bianca che ha raggiunto la sede dei nostri studi qui a Cerna, qui vicino a Sant'Anna D'Alfaedo, ma non solo qui, un po' in tutta la provincia di Verona. Si sta imbiancando in queste ore. Nel giorno di attesa di quella che è la Santa, una delle sante più amate dai bambini, Santa Lucia. Una santa che questa notte arriverà nelle case dei bambini buoni, ma Direi di tutti i bambini a portare dolci, caramelle, dolciumi, cose buone e soprattutto a portare dei bei doni, delle belle cose. Le cose desiderate, i giochi desiderati. E oggi noi vogliamo uh, parlare di questa festa, di questa santa. Lo facciamo cercando di raccontarvi la tradizione, ma cercando di raccontarvi anche eh, quelle che sono le caratteristiche di Santa Lucia, che è anche la protettrice eh, delle persone senza la vista, dei ciechi, e quindi e di tante altre associazioni che sono nate soprattutto qui a Verona e che eh, vogliono raccontare quanto la nostra città sia legata a questa santa che fa proprio parte della nostra tradizione. In Lombardia ad esempio eh, non c'è Santa Lucia per quanto riguarda Milano, quindi lì invece si aspetta Babbo Natale, ma so che ad esempio a Lodi eh, si aspetta questa notte i bimbi Lodigiani aspetteranno Santa Lucia, ma non solo lì, un po' dappertutto. Venezia chiaramente eh, Santa Lucia è una santa molto attesa, è una santa eh, amata soprattutto e anche molto molto venerata. Parleremo di tante cose, cercheremo di collegarci con il cuore di Verona dove dovrebbe esserci per noi Lucio Fasoli, eh, vedo che il collegamento eh, sta diventando possibile. La neve ha eh, rallentato un po' tutte le nostre azioni della giornata, ma eh, andiamo ad aprire con altre iniziative perché come sapete eh, Quanta Vita c'è è fatta di tante pagine. Una delle pagine vuole raccontare una. Anniversario importante di un'associazione importante. L'associazione è Emmaus, compie 35 anni e allora andiamo insieme a festeggiare con loro. L'anno prossimo li compierà, andiamo insieme a festeggiare con loro, iniziare i festeggiamenti guardando questo contributo. Prima facevo la cucina, dopo è da turno, io sono cuciniere, poi fa le pulizie, tutto. Riccardo è qui da 29 anni, è stato accolto dopo la morte dei genitori, da allora fa parte della realtà di Emmaus Villafranca. E alle prese col presepe oggi che il mercatino è chiuso, come ogni lunedì. Mercatino che ha reso nota Emmaus e grazie al quale, in questi 35 anni, è riuscito a tenere impegnate persone con qualche disagio e reso possibile il mantenimento della comunità, oltre a generare tanta solidarietà. È difficile quantificare, siamo sull'ordine del milione milione e mezzo di euro dati in questi 30-35 anni di, di solidarietà. C'è cioè la cosa straordinaria che forse pochi sottolineano, è che nelle comunità di Emmaus le persone che vengono accolte e che vivono nella comunità lavorano per mantenersi e lavorano più del necessario per avere mezzi economici e non solo per sostenere realtà, persone che si trovano in situazioni di estremo disagio. E in, in tutto questo tempo la comunità in contatto con altre realtà, Emmaus in Africa, in America Latina, in India o con altre associazioni, ha potuto dare eh, questa somma estremamente importante le persone che vivono qui sono 25 negli anni ne sono passate tante oggi tra di loro c'è anche Giuliano mi hanno tirata in cucina perché ogni due mesi, due mesi e mezzo abbiamo, abbiamo il turno che tocca a tutti praticamente. ti trovi bene? Qui? sì, sì, per me è questa che è diventata come una seconda famiglia è diventato come una seconda praticamente la settimana prossima partirà una nuova iniziativa il laboratorio di riuso creativo per valorizzare i beni raccolti grazie all'attività di donne segnalate dai servizi sociali non solo Poveri o persone emarginate che vivono dal proprio lavoro, ma persone che diventano salvatori a loro volta di altre persone che vivono in situazioni di disagio. Questo è un po' il mistero e la ricchezza di Emmaus. In vista anche del 35 anniversario della comunità di Emmaus di Villafranca che cade l'anno prossimo, abbiamo lanciato questa raccolta fondi in collaborazione con Emmaus Bosnia per eh, sostenere le attività di solidarietà e di sostegno che EMOS Bosnia fa eh, nelle città bosniache dove si sono e si stanno ammassando, già da tempo sono presenti centinaia di persone eh, che cercano di venire in Europa, che passano da questa famosa rotta balcanica. Dove succedono violenze inaudite, abbiamo testimonianze precise di persone che vengono violentate, di persone che vengono allontanate dai confini, private del telefonino, delle scarpe, eh, dei vestiti, per cui queste persone si trovano in situazioni di estremo disagio. Emmo Sborgia ha organizzato in diverse città la distribuzione di viveri. Eh, di mezzi fondamentali di sussistenza, quindi di scarpe, di vestiti, di, di alimenti e tutti i giorni con i propri pulmini sono presenti in queste zone per la distri distribuzione. Ecco, noi cerchiamo di aiutare proprio mettendo a disposizione del denaro perché queste cose devono acquistarle bellissima questa realtà Emmaus ogni tanto all'interno dei nostri notiziari non solo ne torniamo a parlare A per l'anniversario importante ma B soprattutto per quello che Emmaus continua a fare in perterrito Renzo Fior lo continua a fare, ha dato la vita per questa realtà ed effettivamente fa tanto, fa tanto bene ma finalmente il collegamento con Piazza Bra, con la Stella con l'Arena e con i banchetti di Santa Lucia a Verona si è realizzato riesco a vedere Lucio con il cappello in testa, credo che a Verona stia nevicando come sta nevicando qui, allora Lucio dove sei? Spiegaci cosa facciamo questa mattina? C'è un po' di ritardo, eh? non so se lui mi stia sentendo. Ciao Francesca, ciao, buongiorno. Eh, sta nevicando, sta nevicando effettivamente questa mattina. Sta nevicando fortemente questa mattina. Beh, fortemente, insomma, sappiamo che in tutta la provincia, anche nella bassa, sta nevicando. Anche qui, insomma, naturalmente non sta attaccando, come si dice, un po' il, eh, il terreno. Però. Però, insomma, riusciamo ad andare avanti. Allora, questa mattina sarà una mattinata veramente tanto ricca perché tra qualche istante ci sarà qui con noi Gino Mengalli, presidente dell'associazione Santa Lucia, che sta facendo veramente tanto bene all'estero, in Sud America, anche in Africa, ma lui è un esperto proprio della storia di Santa Lucia. Allora, lo stiamo aspettando per farci raccontare chi è Santa Lucia, perché si è diffuso il suo culto qui a Verona, perché della presenza dei banchetti qua. E, mh, ecco qua che ci sta raggiungendo in questo momento. E poi più tardi avremo anche l'Unione Italiana Cechi, avremo anche chi ci parlerà della marcia del giocattolo che si è svolta nei scorsi giorni e l'associazione che beneficia di questi giocattoli. E poi anche la pastorale giovanile per una proposta di capodanno. Allora, Igino, buongiorno, grazie buongiorno. per essere qui. Grazie. Allora, Santa Lucia eh, ha già cominciato un po' a girare nel qualche quartiere di Verona, come vedremo poi anche nella nostra trasmissione. Piace, sono tanti bambini, quindi... Comincia un po' prima perché non ce la fa sino, no? Allora, e Anche viene se no. Anche se la notte più lunga che ci sia, si dice, no? esattamente. Ed è la più lunga per permettere di darle un po' più di tempo. no? E con il gastaldo, eccetera, poi l'asinello va piano. Eh, sì, sì. Allora, raccontaci chi era Santa Lucia. Tanti lo sanno, forse non tutti. Non è veronese naturalmente, no, no, è siciliana. Raccontaci eh, un po' chi è. Siracusana, precisamente. E i siracusani sono molto orgogliosi di questo e lo affermano nelle loro processioni. Dicono, siracusana, è! Yeah. Così. Sì, è, è nata a Siracusa intorno all'anno 280-282, siamo nel periodo di Diocleziano che scatena l'ultima grande persecuzione contro i cristiani durante l'impero romano, naturalmente. E nel 304 viene martirizzata anche lei, viene uccisa deiagulandola, cioè l'hanno sgozzata. Non le hanno cavato gli occhi, l'hanno sgozzata. E il 13 di dicembre. Ecco. Quindi eh, raccontaci un po' perché si è diffusa qui a Verona il eh, culto, perché non è così lontana poi soprattutto di quei tempi, insomma non si viaggiava come adesso? No, era molto popolare comunque perché pensiamo che fin dal V secolo Gregorio Magno la inserì fra le sette martiri nel canone romano. Ricordiamo quando ci sono le messe solenni che vengono citate le sette martiri, c'è anche Lucia, quindi vuol dire il suo culto è molto antico. Il suo culto è iniziato... Quasi subito dopo la sua, il suo martirio, perché già alla fine del IV secolo o inizio del V, non si sa con esattezza, nelle catacombe di San Giovanni a Siracusa eh, si è rinvenuta una lastra marmorea con un'iscrizione, l'iscrizione di Euschia o Euschia si chiamava, dove questo, un tale che è rimasto vedovo eh, dice che sua moglie, fedelissima, brava e bella, è morta nel giorno della sua Santa Lucia. Quindi si vede già che c'era un culto. A Verona eh, c'è un fatto molto importante che lega i bambini. Sì. Eh, raccontaci perché, appunto, grazie all'intercessione di Santa Lucia è successo sì. qualcosa di speciale. Sì, intanto diciamo perché è come è arrivato il culto qua a Verona. Non ha niente a che fare con Venezia. S sappiamo che il corpo di Santa Lucia oggi si trova a Venezia, ma la sua storia è diversa da quella di Verona, nel senso, nel senso che. Eh, Qua c'era già un, sicuramente un oratorio, una chiesetta a lei dedicata nel X secolo. Nel 973 c'è un testamento che si trova alla Biblioteca Capitolare di una ricca signora di Zevio che fa un lascito a un sacerdote, Sadalbertus Presbyter de Santa Lucia de Foris. Vuol dire che era consolidato il culto e c'era una chiesa. Come è arrivato qua il culto a Verona? È possibile, è probabile, che, che sia arrivato non molti anni prima, che si sia consolidato non molti anni prima, perché ricorda Berto di Jean Bleu, che, che, che era vescovo di Metz, che mentre lui accompagnava Ottone I in una sua lunga carovana in Italia, e per raccogliere reliquie di santi e portarle al nord della Germania e questo era per consolidare l'idea del sacro romano impero no? ecco, portò anche le reliquie di Santa Lucia da Siracusa e passavano da Verona a Verona sostavano queste lunghe carovane per molto tempo nell'abbazia di San Zeno che era già molto popolare e molto importante ed è possibile che in quell'occasione una parte, una piccola reliquia della santa sia stata donata a Verona. Io vorrei arrivare anche proprio al problema a cui accennavo prima. Sì, Raccontaci ma... un po' cosa è successo. No, ma no, quello non è un problema. Perché no? È una cosa <ride> bellissima. Allora ne, si è diffuso molto il culto. Nel e, e, e lei era già considerata la patrona degli occhi della vista, quindi la patrona dei ciechi. Nel XIII secolo vi fu un'epidemia molto diffusa nel Veronese. Eh, che colpiva soprattutto i bambini agli occhi era una oftalmia e ovviamente non poteva essere curata come faremo oggi con le medicine che abbiamo e c'era il rischio della cecità per tutti questi bambini e quindi nacque l'idea, probabilmente dalle mamme o dai papà, di fare una preghiera di intercessione a Santa Lucia. E chiesero a Santa Lucia: fai guarire i nostri bambini, fai cessare l'epidemia e noi ti promettiamo che ogni anno, il giorno della tua festa. Porteremo i bambini in processione da, da, dalla città fino alla tua chiesetta, in quel momento c'erano due chiese di Santa Lucia, una intra e una extra. La Santa Lucia Intra si trova in corso Porta Palio e portavano i bambini lì nella chiesa di Santa Lucia. Però dovevano andare, la promessa era di portarli a piedi scalzi, non era certo facile insomma, convincere i bambini a lasciare quel freddo che probabilmente c'era più di oggi di lasciare a casa scarpe e calze ma lì ecco l'arguzia dei genitori vinse la ritrosia dei bambini e promettevano guarda se tu vai a fare questo pellegrinaggio nella chiesa di Santa Lucia quando tornerai a casa Vedrai che Santa Lucia ti farà trovare le scarpe e le calze che tu hai lasciato a casa piena di regali, di doni, di dolcetti, eccetera. E da qui insomma siamo la diffusione dei banchetti di Santa Lucia sì. che oggi sono numerosi, qualcosa ancora di quello, ma stiamo per chiudere il collegamento. Eh sì, allora eh, naturalmente si faceva là la processione, ma sappiamo che quella chiesa, come moltissime altre nel Veronese, vennero eh, soppresse nel 1806 dal decreto napoleonico e quella chiesa fu chiusa. No? Allora le monache di Santa Lucia che, lo, che, lo gestiva, che la gestivano eh, si trasferirono qua alla vicina Santissima Trinità eh, e portarono una immagine qua dove siamo noi in questo momento, dove c'era una chiesa, la chiesa di Santa Agnese. Santa Agnese e Lucia, Santa Agnese in particolare e, e portarono qua una immagine di Santa Lucia che lasciarono per molto tempo in questa chiesa e da lì cominciò la tradizione di portare i bambini in processione non più in corso Portapaglio, ma qua allora i commercianti, naturalmente molto attenti agli aspetti commerciali, appunto, eh, organizzarono una fiera con i banchetti dovevano sparire il giorno di Santa Lucia quindi ecco perché i banchetti di Piazza Bra finiscono il 12 sera Bellissimo. perché i altrimenti se la mattina dopo quando i bambini arrivavano avessero visto qua i banchetti avrebbero subito capito qual era la questione. Insomma. Grazie allora intanto noi ti ringraziamo tanto sì. per aver percorso brevemente la storia naturalmente è lunga e è interessante capire il perché di questi banchetti allora Francesco io ti ripasso la linea più tardi avremo altri ospiti. Ottimo, avevamo bisogno di conoscere la storia di Santa Lucia, una santa tanto amata, l'abbiamo capito soprattutto dai bambini. Eh, se aprono l'inquadratura, si può capire che non sono sola. Oggi ho un ospite, oggi ho Don Guido qui. Don Guido, che intanto ringrazio per aver trovato il tempo, è un personaggio che eh, ci racconterà qualcosa inerente a Santa Lucia. Ma prima eh, di. Chiacchierare con Don Guido di questa festa, di questa tradizione così sentita dai veronesi e non solo, ehm, vorrei farvi vedere quello che eh, succede in tante parrocchie in questi giorni. Che è successo, perché diceva prima Gino Mengalli. Sai, i bambini sono tanti a cui portare i doni, per cui lei, eh, la Santa, si deve incominciare a organizzare per tempo. In una parrocchia, la parrocchia di San Giovanni Evangelista, in, qui in provincia, insomma nella, nel nostro territorio, nella nostra diocesi, Santa Lucia è andata a trovare i bambini ancora sabato pomeriggio e noi abbiamo voluto seguire questa visita speciale. Vediamo. Sto facendo un lavoretto per metterlo sull'albero e ci ho messo sopra un fiore e un fiore con il pallino con i brillantini. Ho fatto un fiocco di neve per metterlo sull'albero, ho fatto una pallina di Natale... È una trenna. Adesso stiamo facendo una stradina per il presepio e, abbiamo... e a casa ho riciclato un cartone per fare la capanna. Oggi siamo qui all'oratorio di San Giovanni Evangelista. Per innanzitutto trovarci, per prepararci al Natale, eh, con i bambini dell'oratorio e anche con bambini che frequentano comunque la nostra parrocchia pur essendo di religione diversa. E la cosa bella è che da alcune settimane abbiamo iniziato delle attività di laboratorio con materiale riciclato, la cosa ha riscosso parecchio successo e c'è stata parecchia partecipazione da parte di bambini e anche però genitori. Abbiamo voluto quindi rinnovare questo invito di laboratorio ricreativo con materiale riciclato anche per il Natale, preparando gli addobbi per l'albero e anche costruendo un piccolo presepe per il nostro oratorio. Eh, io sono marocchina, di religione musulmana e vengo in questa parrocchia non essendo, non essendo diciamo cristiana eh, vengo qua lo, con la mia bimba per eh, varie attività perché la porto il venerdì a fare compiti con i bambini e, no, e oggi siamo venuti qua per festeggiare con i bambini Io sono contenta perché Santa Lucia è uno spirito ed è una delle sante più importanti di Verona. Ed è molto bello sapere che ci arriveranno i regali. Santa Lucia arriva anche a San Giovanni Evangelista. I bambini la stanno attendendo e hanno preparato per lei le, le letterine dove chiedono i tanti regali desiderati ambiti da tanto tempo. E Santa Lucia non mancherà di accontentare attraverso le magie che le sa usare le richieste di tanti bambini che sono qui, che non solo recitano poesie e fanno richieste, ma anche cantano poesie e cantano la gioia di attendere questa Santa, che è sempre ricca di tanti doni, e che sia Santa Lucia santa per tutti, portando doni a tutti quelli che desiderano qualcosa di buono. Viene e porta dolci e doni ai bambini bravi e buoni, già si sente il campanello del suo piccolo asinello, ora dormite cari bambini, state al caldo nei vostri tini, Santa Lucia presto verrà e i suoi doni vi lascerà. Bellissimo servizio! Anche Elena che era qui con noi, ha apprezzato, un po' ci siamo commossi perché i bambini sono sempre speciali e questa è un po' l'iniziativa in una parrocchia, la parrocchia di San Giovanni Evangelista. Abbiamo visto anche il parroco Don Antonio Sona. In questa parrocchia, negli anni, se non dico male, Don Guido 61. 62 e 63, ha fatto il curato Don Guido Todeschini. Sì. E tutta questa cosa che avete visto adesso in onda, tutto questo movimento, il fatto di attendere Santa Lucia, l'iniziativa di farla arrivare col mussetto, l'asinello, di chi è stata? Beh, allora c'è una premessa per conto mio da fare. Io sono stato l'ultimo dei 16 sacerdoti, eravamo in 16 ordinati in quell'anno, nel 61, che ho ricevuto l'incarico dal vescovo e mentre mi aspettavo di andare in una parrocchia a fare il curato come tutti gli altri il vescovo tramite il vicario generale mi chiama pochi giorni prima del primo ottobre e mi dice il vicario guarda che il vescovo ti ha mh, destinato in seminario professore di prima c Italiano, latino, storia, geografia, ahimè, dico. Ma mi diceva che vuole che faccia due anni di curato. Obbedisci, va bene, va bene, dico per carità, non è finita. Tu alla domenica, sabato e domenica, andrai a fare il curato, già che, vuoi, che aspettavi di fare il curato, in una parrocchia nuova. Ti dico il nome. San Giovanni Evangelista. Mai sentito? Io dico, e dove è? è? vicino a Santa Lucia. Quindi siamo in linea, ecco. Però attenzione, guarda che è una parrocchia che è chiamata la parrocchia dei banditi, perché lì vengono da tutte le parti d'Italia. Ci sono le, i palazzi, le case, lì l'Ina Casa e lì stai attento perché è la parrocchia dei banditi. e Io sono uscito. Quanti anni ben... aveva Don Guido? Io avevo appena appena compiuto 25 anni. Quindi giovanissimo, sì. un ragazzino. E allora dico bene, bene, a piano, dice bene, a piano, a piano, a piano, tu hai fretta. No, dico a me: piace che sia una parrocchia. Stai attento, dice, perché guarda che lì, che non credi che lì batti le mani e vengono in chiesa, anche se la parrocchia è tutta unita. Allora tu incomincerai in seminario e sabato, questo sabato, il parroco ti aspetta. E allora io il sabato, prima di iniziare la scuola, sabato e domenica, vado in parrocchia e lì ho capito allora perché il vicario generale mi aveva detto quelle parole. <ride> Avevamo la veste allora, no? E entro, sento da una finestra c'è. Cioè, Gatto Moro! Gatto Moro! Io guardo, alzo la... Panarotto! Panarotto vuol dire. Scarafaggio, no? Eh, sì, esatto, con che vestiti di nero. E, mia... e cerco la chiesa che non riesco a trovare perché era prefabbricata, piccola. E intanto arriva il parroco, panarotti, gatti mori, senti, dice questo è il saluto, ma aspettati, guarda che dopo la gente è anche buona, ma vedrai. Bene, dico bene, e lì è incominciato, è iniziato, perché Santa Lucia io la, la, la faccio partire da lì, difatti questo era il clima, che c'era anche verso il sacerdote. E allora dico: qua bisogna fare qualcosa. E allora intanto passano le settimane. Intanto la domenica sera raccoglievamo i, gli adolescenti. Abbiamo incominciato con 20, poi erano 30, poi erano 40, poi 50. Non ci stavano in, que, in, quelle, in quei locali lì che erano attaccati attigui a quella chiesetta di legno. E arriva Santa Lucia. Allora i ragazzi, questi ragazzi, vorrei fare anche i nomi, perché adesso sono nonni, papà e nonni. E I ragazzi dicono ma non si potrebbe fare qualcosa per Santa Lucia? Chissà come si potrebbero anche i bambini, senz'altro. Allora dice guarda, il tale ha un asinello, un musetto, il musso, l'asino, abbiamo visto l'asino, no? eccolo lì. Poi dice attenzione. C'è anche quell'altro che ha il carretto, con la paglia sopra. Bene, bene, bene. Eh, ma devi farlo tu, sai, perché noi non ci sai, Se, se da, da, dalle finestre tirano qualcosa, le, lo faccio io, dico, non preoccupatevi. Non vuoi che quel 12 dicembre c'era vento e acqua. Ciò nonostante... Abbiamo detto e tutti sapevano che passava Santa Lucia verso le sette della sera. Ecco, e allora bisogna farlo. E allora avanti, prepara questa paglia sopra. Mm, sono stati bravi perché anche la gente dopo, a mano a mano che si andava avanti, seguiva. Ma lei, Don Guido, cosa faceva? Io facevo Santa Lucia. volevo oh, lì. Per cui ero sopra. Allora, uno guidava l'asinello perché il quartiere è grande no tu eh lo sì. conosci eh mi sì, pare lo ecco il quartiere è grande ben, è, stato, è stata una cosa veramente quando ci penso mi commuovo io perché perché c'è stata una partecipazione mh, indescrivibile dalle case da, dalle, dalle finestre quei grandi palazzoni che ci sono Altro che Panarotto e Gattomoro, sì, oh, Santa Lucia, eccetera, e avanti e avanti. E tutti gli anche dicevano, ma chi, è, ma chi è quel vecchio? Ma è una vecchia quella lì, è un vecchio, perché avevo un mantello, ero, ero poi, ecco. E c'erano i campanelli. Eh sì, suonavano. perché Santa Lucia si annuncia con il campanello. E per cui le mamme, sentivo le mamme, dicevano: Dai, dai, devi andare a letto, stasera presto, eccetera, e ogni tanto quel povero asinello sotto l'acqua, anche lui, si fermava. cioè È stata una cosa veramente bella, che abbiamo ripetuto nel 62 e nel 63, finché dopo il Vescovo mi ha mandato qua. Ecco. Sono contenta che ci abbia raccontato l'inizio di questa tradizione perché, alla fine, sono delle bellissime tradizioni che sono amate dai bambini. Basta guardare quanti bimbi c'erano, certo. ed è una tradizione che nella parrocchia di San Giovanni Evangelista ogni anno. E si la ripete. tradizione poi si è continuata perché sì? è venuto il Natale, e il giorno dopo dicono eh, i bambini, i ragazzini. Don Guido, andiamo a vedere i presepi, il giorno di Santo Stefano, andiamo a vedere i presepi e allora alla, durante la, le funzioni, c'erano le funzioni oltre che la messa, domani, eh, matti, domani pomeriggio coloro che desiderano andiamo in città a vedere i presepi. Ce n'erano 85, dunque averli visti. 85 andiamo a vedere i presente, a un certo momento hanno fame, ma ci sono tutti i negozi chiusi nel pomeriggio, figuriamoci, è festa a Santo Stefano e allora ce n'è uno aperto. S -s Scusate, avete biscotti, eccetera. Sì, guardi qua quanti ne vuole, ma guardi che qua ce ne sono 85 le ragazzine allora via scatole di biscotti e li mangia, poi ha dato l'acqua da bere una festa perché tutto è nato così perché dopo tutto era così cioè eh, le prediche valgono sì ma mh, avevano fame arriva un papà dice, senta voleva confessarmi dico guarda era sabato eh, voleva confessarmi eh, ma la colpa sua non so dico, perché io potevo confessare, solo gli uomini a quei tempi, ah. per il primo anno solo gli uomini, i preti novelli. E cosa? Salo fatto lui. Ma, ma sono lì che mi domando. E venuto a casa il Buteletto, è venuto a casa il bambino e mi ha detto che eh, gli ha comprato i biscotti, hanno mangiato tutti. Basta, dice, è un peso che non mi confesso, ma adesso ho detto che devo, mi era incesa, devo cambiare. Cioè cambiano le cose, no? Bello. Ecco, da queste piccole cose, una scatola di biscotti, due scatole, non ricordo quante erano, perché ha mangiato bene, avevano fame. Beh, un piccolo seme poi fruttifica sempre. Sì. Grazie Don Guido. Grazie mille per questi ricordi, per questo impegno che lei ha sempre avuto per i bambini e in questa giornata di eh, anticipo di Santa Lucia valeva la pena, mi è piaciuto davvero ricordare questo inizio. Mi collego eh, subito subito con Lucio perché vedo che ha altri ospiti, perché Santa Lucia è la santa dei bambini. Ma è anche la santa, la patrona del delle non vedenti. Ecco. E allora andiamo subito a capire il perché degli ospiti che ha vicino Lucio. Lucio, a te. Sì Francesca, allora qua a quanto ho capito questa mattina c'è un ritardo veramente incredibile, però insomma noi proviamo a fare lo stesso. Allora questa mattina abbiamo con noi eh, l'Unione Italiana ciechi e ipovedenti, abbiamo Marco Poltronieri che è il presidente e poi Lucia Melotti che è sempre nel direttivo. Allora Unione Italiana ciechi e ipovedenti che è attiva qua a Verona da tanti anni e fa diversi servizi. allora... Tanto buongiorno, grazie perché state perdendo un po' di freddo, la neve di tutto questa mattina. Grazie Marco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, a tutti. buongiorno grazie. Allora, eh, prima domanda. Quanto è diffusa da noi, qui a Verona in particolare, la cecità e le persone ipovedenti? Allora, è diffusa perché dai dati che abbiamo dalle ASL eh, circa un 1.700 accertamenti abbiamo tra ipovedenti naturalmente e non vedenti, per cui un buon numero ma solo circa 450 sono associati all'Unione Cechi per vari motivi, appunto siamo a meno di un terzo, de, anzi a un quarto dei... De di tutti i casi che sono stati appunto accertati. Marco è importante appunto che voi siate qua a far vedere, a far sconoscere che ci siete eh, perché forse tante persone magari abitando in provincia, eccetera, o comunque anche in città però eh, non accedendo ai mezzi eh, giusti, insomma non sanno che ci siete, quindi potete fare tante cose voi per queste persone. Eh, ribadiamo un po' com'è anche la vita dal, con la cecità o con l'ipovedenza. Ecco, l'Unione Cecchi infatti si occupa adesso lo dirà anche la nostra vicepresidente, di molti ambiti della vita quotidiana dei non vedenti, a quello della mobilità, della tecnologia che per noi è fondamentale nel risolvere le situazioni quotidiane, c'è molto di supporto, molto di aiuto e anche nei vari ambiti lavorativi, scolastici e ricreativi. Insomma, in tutte le vicissitudini che abbiamo ogni giorno, l'Unione è parte integrante e si deve diffondere anche questo messaggio. Anche le istituzioni, anche alle istituzioni sì. bisogna sensibilizzarle perché spesso non conoscono in realtà i bisogni e le necessità dei non vedenti. Non lo fanno appunto perché non lo vogliono fare, ma eh, non conoscono appunto la realtà che accompagna i ciechi e quindi è nostro compito anche entrare nelle varie istituzioni anche della nostra realtà veronese. Parlavi dell'utilizzo della tecnologia, ci puoi fare un esempio di come anche gli smartphone recenti possono aiutare a seguire meglio magari la musica, i film o anche le attività quotidiane? Diciamo... Certamente sì, perché abbiamo delle applicazioni apposite eh, nell'iPhone che è eh, il telefono di casa Apple. Che per esempio attraverso le mappe io posso sapere esattamente con una precisione eh, molto molto accurata dove mi trovo. Questo è utile eh, quando sono in autobus per capire dove devo scendere, eh, tanto per citarne alcuno, ma eh, anche sui computer le sintesi vocali ci permettono di eh, navigare su internet di interagire anche con i nostri. Eh, amici e anche con le istituzioni, ovviamente, e eh, eh, usufruire di tutti i servizi tipo eh, conto corrente bancario, scaricare bollette e cose così che fino a qualche anno fa ci erano totalmente precluse. Grazie. Allora Lucia e questa Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti diciamo che è un po' una grande famiglia che cerca di stare vicino alle varie fasce delle persone colpite da cecità o da ipovedenza e anche con i familiari. Quali altri servizi fate? Mi accennavi fra l'altro che andate anche nelle scuole. Sì, eh, intanto grazie di questa opportunità qua che ci date per farci conoscere. Eh, siamo tante persone, eh, tutte volontarie, che appunto portano avanti il messaggio dell'Unione Ciechi. Andiamo nelle scuole, c'è un gruppo di persone. Per sensibilizzare e far conoscere ai bambini cos'è la cecità, perché poi i bambini riportano a casa dai loro, ai loro genitori quello che hanno eh, imparato a scuola in, quella, in, quel, in quel periodo e per esempio dicono guarda papà quella persona ha il bastone bianco, stai attento perché non vede, non mettere la macchina sul marciapiede. Ecco, per esempio questo è un messaggio molto importante che viene dato ai bambini. Poi lavoriamo con le famiglie per aiutare loro. Eh, e i loro bambini all'inclusione, ad essere il più, più possibile inclusi nella società. E per esempio, abbiamo concluso l'anno scorso un interessantissimo progetto proprio per l'inclusione e l'avviamento allo sport dei bambini con gli atleti paralimpici, i più importanti atleti sono venuti a lavorare con i nostri bambini. Poi eh, sono tante le cose che facciamo. Sì. C'è anche un po' degli anziani. Cosa avete in particolare per loro? Ecco, allora per gli anziani lì c'è un lavoro capillare che viene fatto perché gli anziani sono spesso soli, oltre che anziani e non vedenti o ipovedenti. Ehm, vengono regolarmente visitati, visitati. Ehm, contattati telefonicamente eh, andati, eh, facciamo visita a loro nelle case di riposo cerchiamo per quanto possibile e umanamente con le risorse che abbiamo a disposizione di star loro vicini eh, poi per esempio stiamo lavorando molto con i giovani eh, proprio per avvicinare i ragazzi all'unione, perché insomma, i ragazzi sono un po' titubanti, si, a volte un po' si vergognano anche di questa, eh, di questa situazione che ci rende solamente diversi dagli altri, ma non ehm, la, la vita, insomma, può essere vissuta ugualmente in, con una buona qualità. E Voi potete, proponete anche degli audiolibri, mi dicevi. Sì, allora noi, proprio come istituzione nazionale, abbiamo il compito. Di, della divulgazione della lettura per i non vedenti che avviene su supporto CD. Noi produciamo, l'anno scorso abbiamo prodotto più di 300 libri che vengono dati gratuitamente a chi ne fa richiesta, e questo anche per le persone che hanno difficoltà di lettura certificata possono rivolgersi a noi per avere gli audiolibri gratuiti, non devono essere per forza non vedenti o ipovedenti. Poi c'è la divulgazione del cinema, attraverso sempre le applicazioni che diceva Marco, abbiamo la possibilità di ascoltare i film eh, come se andassimo al cinema. Una descrizione, mi dicevi, anche delle scene eh, fatte apposta per le persone non vedenti. Sì, eh, allora noi ascoltiamo, fai conto di andare al cinema ad occhi chiusi, tu ascolti tutto L'audio del cinema, del film, scusa, e poi le scene che sono mute, che non hanno, movi hanno solo movimento. C'è cioè una voce in sottofondo che le descrive. E, e questo ti dà proprio la possibilità di godere del film che stai guardando. In chiusura, io pensavo a Santa Lucia, che naturalmente è vostra patrona, patrona della vista, vi aiuta tanto in questo servizio. È chiaro che poi bisogna aiutarsi tra di voi a organizzare, eccetera. Voi organizzate proprio in concomitanza. Le della festa di Santa Lucia che è appunto domani il 13 dicembre, il 15 la giornata nazionale. E come farete, come sarà questa giornata, chi è rivolta e come si può partecipare? Allora è la oh, 61esima giornata del Cico, viene celebrata con una messa domenica mattina alle 9 e mezza a Santa Lucia, è messa animata con le letture da parte di persone non vedenti che useranno il sistema Braille per la lettura è sempre stata presieduta dal nostro vescovo, monsignor Genti, che sappiamo essere infortunato e che salutiamo di cuore, gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione e ci mancherà. E, e poi ci sarà, andremo alla Fratellanza San Massimo e ringrazio qua anche tutte le persone che ci sono là, che lavorano per noi dove ci sarà il nostro pranzo annuale. Ecco, eh, c'è stata un'iscrizione, eh, ci sono gli alpini che ci ospitano. E sarà allora dai, buona festa, buona festa per voi. Marco, qualcosa da aggiungere in chiusura? Sì, allora aggiungo che l'anno prossimo sarà il centenario dell'Unione Cechi, che è una data molto importante e speriamo che eh, si radichi ancora di più la mentalità dell'unione di eh, questa associazione che a me ha dato tanto e speriamo davvero in un futuro che sia appunto splendente come Santa Lucia, vero? <ride> <ride> ecco, allora noi siamo qua felici di poter dare voce questa bella realtà, più tardi continueremo a parlare di Santa Lucia, Francesca Teraligna. Bellissima anche questa testimonianza, fanno tantissimo l'Unione Cecchi di Verona, ma non solo, credo tutte le associazioni eh, che si occupano di questo, fanno tantissimo per rendere la vita delle persone ipovedenti, delle persone con questa difficoltà eh, sempre più facile, sempre più possibile e che sia sempre più integrata. Veramente una grande lode a, a queste persone. Domani diceva Lucio è Santa Lucia alla festa, e sentivamo prima citare Venezia. Venezia, domani nel santuario veneziano, si celebrerà la festa di Santa Lucia alle ore 18: la messa solenne con il patriarca Moraglia. Ad accogliere i pellegrini ci saranno appunto che vorranno rendere omaggio alla santa, alla reliquia della santa che si trova a Venezia. Appunto, ci sono tante iniziative previste per domani. Eh, celebrazione del del Patriarca di Venezia eh, alle 18.17.30 proprio nel santuario ci sarà l'inaugurazione della mostra Gesù la Vita di Orami dal Vangelo. Un'altra iniziativa perché la festa di Santa Lucia sempre di più si lega con le feste natalizie, con le iniziative eh, previste per il Natale in modo particolare per, con le, le, le mostre, le mostre di presepi che eh, stanno fiorendo un po' ovunque in tutta la. Nostra Italia. In questa mattinata alle 10:47 minuti, come sempre, voglio darvi anche un consiglio per la lettura, un consiglio editoriale. È un libro. Eh, scritto da un'amica lei si chiama Maria Teresa Ferrari la cura sono io, l'avete già vista tante volte eh, qui su Telepace perché lei colpita da un tumore al seno eh, non è stata a piangersi addosso ma ha creato una serie di varie realtà dai cappelli eh, perché appunto tutto è partito dalla testa per coprire questa testa che aveva perso i capelli ha pensato di creare prima dei cappelli speciali che non diano fastidio alle persone che attraverso la chemioterapia Apertano i capelli, ma poi da quello ha creato un'associazione, un'associazione che si chiama La Cura sono io. Lei è convinta, Maria Teresa è convinta, che la prima cura non sono al di là delle medicine, degli interventi, delle terapie che sono necessari, fondamentali, ma una cura parte, la prima cura parte da noi stessi accettando la malattia e poi cercando di vivere il tutto con creatività e questo è un po' è il messaggio del libro che ha pubblicato proprio in questi giorni lei insieme a Valentina D'Andrea che ha illustrato tutto questo piccolo libro non è un romanzo ma è un libro manifesto ma andiamo insieme a, ad ascoltare questa intervista fatta a Maria Teresa Ferrari può essere un bel regalo di Natale andiamo La cura sono io, un bel libro da regalare a Natale e non solo perché questo libro? Perché era tanto che desideravo fare un libro sulla cura sono io, eh, il mio hashtag quando ero in terapia oncologica, ma anche il nome che ho dato all'associazione che ho fondato nel 2017. Però non volevo un libro... Biografico, non mi interessava scrivere la mia storia, eh, non penso che interessi a molti. Interessa di più un messaggio che può nascere da un momento di buio profondo, eh, da un momento di difficoltà, come ce ne sono tantissimi in questo momento, in questa contemporaneità. Questo libro porta una um, annotazione particolare: si tratta di un libro manifesto con delle illustrazioni. Perché? Perché proprio pensando e ripensando a come costruire questo libro sono andata da un'amica, Valentina D'Andrea, è un'artista leccese, scenografa, illustratrice, meravigliosa. Eh, se guardate queste immagini sono di una leggerezza, di una profondità insieme che ti colpiscono il cuore, ti entrano dentro. E sono andata a chiedere la copertina. Siamo stati due giorni nel suo studio a parlare quest'estate. Anche lei ha fatto un percorso oncologico molto duro. E, e quindi ci siamo trovate su tantissime cose, innanzitutto sul fatto che noi non abbiamo odiato il nostro cancro, noi lo abbiamo eh, curato eh, accudendolo, perché il cancro fa parte di noi, entra nel nostro corpo, nella nostra vita e non possiamo fargli guerra, perché altrimenti non guariremo mai. E allora insieme abbiamo pensato che dovevamo dare un messaggio di forza alle donne. E, e, e un messaggio che la creatività ci aiuta in ogni momento della vita. Non tanto viene. Non, non, non spesso viene usata questa parola. Non si pensa spesso alla creatività come a una medicina, eppure è la prima ricetta. Eppure, Pierre e ho bisogno di me in ogni momento della giornata, anche nella creatività, anche nel fare un dolce, nel farmi un vestito, nel, nel, nel cambiare un oggetto in casa. La nostra creatività ha mille tinte, mille colori, mille azioni. E quindi questo ti permette, ed è il messaggio della cura sono io, il messaggio di questo libro, ti permette di gestire, di vivere anche un momento buio. È questo il messaggio del libro? Sì. Sono 12 messaggi, perché sono 12 le muse ispiratrici che noi abbiamo voluto eh, rappresentare in questo libro. Ne abbiamo pensate centinaia, poi abbiamo, ci siamo dette: visto che abbiamo visto tutti e due questo momento, qual è il momento più faticoso in un percorso di buio, di, di, di tenebre? È il momento del ritorno alla vita, quando ti senti spiazzata, però hai un quotidiano davanti da affrontare. E allora abbiamo pensato eh, di eh, realizzare questi disegni pensiero, rappresentati da 12 muse, che, hanno, che ci dicono, che ci sussurrano 12 voci, 12 messaggi positivi, di cose da. Fare o da dire di azioni eh, in alcuni momenti della nostra vita: da eh, lascia tutto e corri ad abbracciarti, chi è che lo fa? È pure fondamentale, eh, da non mi scuccia napoletano, quante volte noi, soprattutto nel momento della malattia abbiamo sentito di tutto e di più gente che, amici che ti vogliono bene ma che ti dicono delle cose di una banalità sconcertante e allora a un certo punto ci sta un bel nubiscuccià, ma non solo della malattia e assapora la vita e anche coltiva la calma che è fondamentale sempre, coltivare la pazienza educarci alla pazienza una parola magica, la pazienza. E allora, la cura sono io, eh, Maria Teresa Ferrari e Valentina D'Andrea, edito da Minerva. Tra l'altro, se non lo trovate nelle librerie potete andare sul sito della cura sono io, www.lacurasonoino.it. E ordinarlo. Può essere un bel libro di Natale, può sollevare magari il morale per coloro che si trovano a combattere questa battaglia, ma un po' per tutti, non devono essere solo i malati a leggere questo libro. Eh, sono le 10.56 minuti e come vedo Lucio mi sembra pronto. La neve continua a scendere non solo qui sul Colle della Pace ma anche a Verona, in centro città. Mi sembra che si stia trasformando comunque in, in pioggia, in acqua. Lucio, sei pronto? No, vedo che ancora chiacchiera. Lucio, sei pronto? Noi sì. Vogliamo ascoltare qualcos'altro dei tuoi ospiti. Sì Francesca, allora sono qua di nuovo con I Gino Mengalli che ci ha tenuto compagnia, ha tenuto diciamo il freddo <ride> e qua con noi ci stiamo un po' ghiacciando. Dicevamo che con Luca stiamo capendo un po' cos'è per i banchettari di Santa Lucia. Eh, cosa è stare qua diciamo al freddo tutte le mattine allora eh, ribadisco c'è un ritardo incredibile sento che in cuffia mi date la linea ma mi sentite molto molto dopo e quindi io già parto <ride> è interessante insomma è importante dirsi anche queste cose così ci si capisce allora Gino voi sì. come associazione Santa Lucia tu sei presidente fate veramente tantissime cose ci puoi dire sì. Beh, vorrei ricordare in particolare quella relativa al progetto per i bambini e i ragazzi ciechi in Africa, in Togo, dove un missionario comboniano, cieco, ha fondato un centro a Togoville, inizialmente, che accoglie bambini e ragazzi ciechi per la loro istruzione, la loro formazione umana e cristiana. L'iniziativa che è nata nel 1984, noi la seguiamo dal 91, quindi sono molti anni. E lì questi bambini finalmente acquisiscono soprattutto una loro dignità, cosa che prima mancava loro. I ciechi in questi paesi non sono visti come qua in Italia, sono molto più numerosi. Intanto, molti bambini nascono ciechi. Questo a causa di molte malattie che non possono essere curate in maniera adeguata. E Gino, voi fate veramente delle cose meravigliose, li aiutate le missioni e in che progetti li aiutate? E, e, beh, aiutiamo la scuola, dove questi bambini si formano ed è essenziale questo per loro, dai, dalle elementari, le primarie, le scuole medie, il liceo fino all'università. E alcuni dei nostri ragazzi che hanno cominciato la scuola a Togoville. 30 anni fa, oggi sono laureati, Alcuni, ah no, qualcuno fa il giornalista, fa il tuo mestiere e per esempio legge, scrive e, e tiene una rubrica su Radio Maria Togo, per esempio. Quindi è molto bello, insomma, si vedono dei bellissimi risultati che ci gratificano naturalmente. Insomma. Con quali missioni collaborate voi? È la missione comboniana che, è, che era a Togoville, oggi non è più una missione comboniana. Eh, lo era quando è nato il centro e per molti anni, dopodiché i missionari comboniani per loro spirito, una volta che una missione è diventata autonoma, la lasciano ai locali, ai sacerdoti diocesani e vanno ad aprire una nuova laddove non c'è mai andato nessuno. Quindi, allora, in questi giorni in cui si cerca di fare del bene, ci sono tante iniziative di solidarietà, noi vogliamo ricordare anche la vostra presenza. Come è possibile aiutarvi? Sì, allora, sul nostro sito che è www.associazionesantalucia.it ci sono gli estremi per poter fare donazioni, per esempio, che noi indirizziamo appunto a queste attività. Ripeto, il centro dei bambini. Poi ne è nato un secondo in anni più recenti che si chiama Centro Santa Lucia. Quello è a Lomé, nella capitale del Togo, dove i ragazzi, a questo punto più adulti che hanno finito le scuole, imparano delle professioni interessantissime per permettere loro di vivere dignitosamente di lavorare insomma. Allora ringraziamo Gino per essere stato qua che ci vuole lasciare con una barzelletta, barzelletta Bar scusa, con una poesia che è anche una preghiera antica datata 1308, ce la vuoi ah, dire? Sì, sono, sono solamente due righe ricordo soltanto che nel 1308 vi, vi fu qua a Verona quello che gli storici chiamarono uno stupendissimo miracolo ed era noto, lo è stato per molti secoli il miracolo di Verona cercando su internet il miracolo di Verona viene fuori qualcosa un certo pace, era un drappiere affetto da una cancrena alla gamba gli dovevano amputare la gamba e lui si rivolse a Lucia che era, di cui lui era devoto e dice queste parole siamo nel 1308 o oh Lucia, vergine beatissima tu vedi in che misero stato io mi trovo e da quanti gravi dolori e infermità io sia continuamente tormentato e angosciato. Liberami di grazia e rendimi alla mia prima sanità, e che sono sicurissimo che per la tua doppia corona della virginità e del martirio puoi intercedere dal tuo Dilettissimo Sposo e Signore Gesù Cristo. Bene, grazie. Tutto moderna anche e perfetta dal punto di vista teologico, se ci pensi bene. Grazie, noi vogliamo ricordare appunto Santa Lucia. Più tardi parleremo anche di giocattoli, avremo due ospiti che ci parlano di come è andata la marcia dei giocattoli. Ci sarà anche un rappresentante dell'associazione al quale finiranno i fondi raccolti. La linea a te, Francesca, dopo. Grazie mille, ottima questa sottolineatura perché Santa Lucia è la santa di tantissime, è la santa dei bambini, è la santa che porta i giochi e quindi eh, domenica scorsa eh, a Verona c'è stata la marcia del giocattolo per raccogliere fondi e varie iniziative poi capiremo a chi sono andati questi fondi e a chi andranno questi giocattoli. Ma proseguiamo con altre iniziative. Eh, ieri pomeriggio eh, siamo andati tra i banchetti perché i banchetti qui a Verona non sono solo in piazza Brama, ma sono un po' sparsi eh, nelle vie del centro e anche limitrofe. Ci sono dei banchetti che vengono allestiti anche sullo splendido eh, Ponte Pietra, quindi nella parte romana di Verona. E in centro città, proprio a Ponte Pietra, eh, Marina Zerman ha incontrato i bambini delle scuole a Portiane di Verona. Erano lì per un'iniziativa davvero lodevole. Andiamo a scoprirla insieme. C'erano dei babbi Natale davvero speciali, con due banchetti tutti per loro su Ponte Pietra, a fianco delle bancarelle che propongono decorazioni natalizie, oggettistica e varie prelibatezze. Sul tavolo, biglietti natalizi fatti a scuola da offrire ai passanti a sostegno della ronda della carità. Un gesto simbolico insieme molto concreto, quello realizzato dai bambini delle scuole a Portiane di Verona per il Natale, nel laboratorio di arte affidato a Licia Massella. In che modo i bambini si esprimono attraverso l'arte? Io favorisco molto la loro libertà e il loro benessere. È un trampolino di lancio. Oggi la cultura unisce la disabilità, eh, la difficoltà della vita quotidiana, della vita ai margini. La cultura è un trampolino di lancio per i bambini, il potersi esprimere e comunicare, dare messaggi alla società eh, in questo modo. Nel laboratorio da anni è stata coinvolta anche Elena Cracco, un'artista che crea sculture di cavalli in terracotta. Mi piace perché mi svaga, mi fa sognare, mi fa fare, e attraverso l'arte anche la terra, mi fa fare le cose diverse. Insomma. Le scuole a Portiane di Verona hanno tre sedi. In città sono in Borgo Venezia e in Piazza Broilo. In quest'ultima sede ci sono 200 bambini dal nido alla primaria. Le scuole sono di direzione vescovile, così come le Giberti che ne rappresentano l'ideale continuità. I biglietti fatti dai bambini per Natale sono un gesto nato dal cuore per chi è in difficoltà. È una giornata bellissima, soprattutto un momento speciale per la solidarietà, che è proprio nello stile del Natale, perché il Natale è anche questo: è solidarietà, è volersi bene, è amore verso il prossimo. Quindi, veramente, io farei i complimenti alle scuole apportiane, a alice Massella per l'organizzazione di questo bellissimo evento che ci renderà sicuramente tutti più buoni e i bambini spesso ce lo insegnano. Di cosa c'è bisogno per la ronda della carità adesso? Adesso, come adesso, ci serve intimo ed abbigliamento e poi quello che è l'alimenti. Noi forniamo dai 100-150 pasti a sera e usciamo con tre furgoni e una vettura a portare conforto, alimenti caldi, bevande calde ai nostri assistiti. Bambini e solidarietà secondo me sono un binomio speciale, fantastico, davvero bellissimo. E per rimanere ai bambini e per rimanere eh, nel cuore di questa nostra trasmissione dedicata a a Santa Lucia. Voglio ricordare a coloro che ci stanno seguendo che oggi pomeriggio eh, tempo permettendo mi, mi viene da dire, visto che continua eh, la neve e, e il tempo un po' particolare tempo permettendo oggi pomeriggio Santa Lucia sarà tra i banchetti della BRA eh, dalle 16.30 alle 19.30 accompagnata dal suo Fido Gastaldo è un'iniziativa sperimentale quella che ha pensato quest'anno l'amministrazione comunale un po' Per dare l'inizio ad una splendida tradizione, facendo sì che Verona diventi un po' la cittadella di Santa Lucia, e in maniera anche da rendere questa santa ancora più vicina ai bambini. È un po' l'anno zero di questa iniziativa, sperando che poi Lucia e la sua storia, con l'installazione di totem trifacciali, possa far conoscere non tanto i regali, ma quanto il valore di questa santa. Così amata. Vedo che Lucio è ancora in postazione, vedo che Lucio è pronto, allora ancora una volta torno in piazza Bra per ascoltare un'altra testimonianza. racconto allora, com era, come si poteva partecipare, sì. i risultati. Sì, so sì, sì. Eccoci qua. Sì Francesca, allora eh, come è promesso, allora parliamo anche dei giocattoli e della marcia che è stata fatta appunto nei giorni scorsi. Abbiamo qua Gianni Gobbi che è stato eh, che è presidente, giusto? Eh, raccontaci un po' com'è andata questa esperienza della marcia. Ecco, mi presento, sono Gianni Gobbi, presidente di Associazione Staverona, che oltre a organizzare la Staverona di Maggio a cui ovviamente vi invito per il prossimo maggio, abbiamo organizzato eh, la marcia del giocattolo. Tutti gli anni, l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, si corre la marcia del giocattolo proprio in, in previsione di quella che è poi la festa di Santa Lucia che porta i doni ai bambini. La marcia del giocattolo è nata tantissimi anni fa, 42 anni fa, proprio per raccogliere giocattoli per i bambini meno fortunati. Adesso raccogliamo giocattoli e anche fondi un po' per l'organizzazione e poi soprattutto perché quello che rimane di ricavato Netto lo devoliamo a un programma di solidarietà che poi vedremo. Quest'anno è andata molto bene, siamo soddisfatissimi perché c'è stato bel tempo. E abbiamo avuto un sacco di famiglie, abbiamo avuto la bellezza di 700 famiglie per la corsa dei bambini che è partita alle 10 sotto il sole stupendo di eh, tutto il cerchio di, di Piazza Bra, stupendo. Alle 9 invece abbiamo avuto la competitiva, prima volta nella nostra storia che facciamo una competitiva di 10 km. Eh, ha avuto Quante persone hanno partecipato? Ecco, allora la competitiva erano circa 500, scarsi eh, le famiglie, 700 famiglie, totale delle persone, considerando anche la mh, marcia ludico-motoria, per cui a passo libero, quasi 7000. Quasi 7000 c'era la piazza Va era proprio invasa. È stata una bellissima festa. Questo clima natalizio, c'erano già i primi banchetti di dolciumi di Santa Lucia, è stato bellissimo. La giornata l'insegna esatto del giocattolo, poi in questi giorni state cominciando a vedere i risultati. E tu ci tenevi tantissimo a farci conoscere una realtà per la quale stanno andando andranno i fondi? Sì, noi anche quest'anno, come sempre, in collaborazione con il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, eh, abbiamo selezionato un'associazione a cui devolvere ricavato. Quest'anno. È stata la volta di eh, DBA eh, Italia: Diamond Black Fan Anime, eh, che è un'associazione che si occupa proprio della, eh, anche della ricerca e comunque del supporto a coloro che hanno questa malattia. Abbiamo qui proprio la presidente dell'associazione Maria Villa, a quale vogliamo sapere un po' qual è la patologia che voi cercate un po' insomma, di non dico risolvere, una parola grande, ma insomma, di mettere un po' in considerazione perché come sappiamo tante volte le malattie che hanno un grande impatto e tante persone coinvolte allora hanno anche ricerca. E questo però non succede per questa malattia. Sì, diciamo che l'anemia da Ion Black fan fa parte delle malattie rare, i pazienti sono veramente pochi. Quanti per... sono all'incirca in Italia? Noi abbiamo creato un registro, per cui siamo una delle poche malattie rare che abbiamo registro online, che, viene, che comunica con tutte le pediatrie italiane e sono circa 300 pazienti attualmente, tra, tra pediatrici. Molti sono, i per lo più sono bambini perché si nasce con questa malattia e poi ci sono giovani adulti. Cosa succede a una persona colpita? Sì, la persona colpita, praticamente il midollo osseo, non fabbrica i globuli rossi. Per cui questi bambini, fin dalla tenera dalla nascita, devono fare frequenti trasfusioni di sangue, oppure prendere il cortisone. Tanti nascono anche con delle deformazioni. Che... Cosa che succede per tutta la vita questo trattamento? Purtroppo non c'è ancora una cura, per cui il paziente è molto ospedalizzato e per tutta la vita, ogni mese, deve frequentare l'ospedale per avere una trasfusione e la ferrochelazione. Cosa farete con i fondi raccolti? Quale destino avranno? Con questi fondi vorremmo proprio far sì che la diagnosi sia sempre più breve. Attualmente dura sei mesi, un anno la diagnosi per l'anemia di Ion Blackfa. Noi abbiamo pensato quest'anno di fare un regalone di Natale molto grande, che costa veramente tanto, un nuovo macchinario per diminuire la diagnostica, che verrà regalato all'università. Grazie tante, insomma c'è soddisfazione, è vero Gianni, a far conoscere questa realtà, a fare... Coinvolgere gli altri, ognuno una piccola cosa si può fare tanto insieme. Sì, sì, certo. Non solo sport, ma sport e solidarietà è quello che ci dà la carica per, per tirare avanti. Anche, ecco, noi siamo un'organizzazione di volontariato, e il fatto di fare qualcosa per gli altri ci riempie di, di, ci dà la motivazione, ci riempie di gioia. Continuate a marciare anche voi. Certo, ci vorrebbe. Grazie tante, allora Francesca ti ripasso la linea e tra poco abbiamo qui Andrea Cordini che ci parla di bellissime proposte che la Pastorale Giovanile sta organizzando per il Capodanno dei Giovani di Verona. A dopo. Grazie mille, sì, mi piace molto questa trasmissione. Più la faccio e più scopro tante cose, nel senso che eh, sì, ci sono le notizie negative. Oggi, bisogna ricordare eh, qualche anniversario. Eh, in questo momento, mentre noi siamo insieme, eh, probabilmente si stanno concludendo i funerali dei tre ragazzi che sono morti di incidente stradale a Ronco all'Adige. Oggi eh, si ricorda anche un'altra strage, la strage di eh, Piazza Fontana, eh, 17 vittime che ad oggi ancora eh... Non, non sappiamo chi sono stati ancora i colpevoli perché questo processo è continuo, è lunghissimo, sono passati 50 anni. Oggi eh, vari sono i messaggi, il messaggio di, di Giuseppe Conte, anche le pagine buie fanno parte della nostra storia, ci spronano a impegnarci ogni giorno per consegnare ai nostri figli una storia più luminosa. Così ha scritto il Presidente del Consiglio in un tweet proprio, eh, nel, pubblicato proprio nel cinquantesimo anniversario del la strage di Piazza Fontana. Sì, insomma eh, sono tante le notizie eh, brutte che ascoltiamo nei nostri notiziari. Mi fa piacere che quanta vita c'è possa invece raccontare anche cose buone, cose belle che avvengono nella città di Verona certamente, ma un po' ovunque. Una di queste è l'iniziativa dei Lions veronesi Uniti per i bambini malati, domenica concerto Gospel in uh, Gran Guardia perché l'Unione ancora una volta fa la forza, l'abbiamo appena ascoltato per la marcia per la pace, lo eh, ribadiamo con questo spirito, appunto gli otto Lions Club eh, della città di Verona hanno deciso di mettere insieme le proprie energie per un progetto benefico a favore di famiglie e di bambini, nasce da qui il desiderio di fare il bene e eh, domenica appunto questo grande concerto in Gran Guardia, un concerto di Natale. Aperto a tutti, ingresso gratuito, offerta libera, il ricavato dell'evento andrà a sostegno degli adolescenti in ricovero all'ospedale Santa Giuliana e dei bambini oncologici, ospiti della Casa del Sorriso di Abeo. E di Abeo torneremo a parlare anche a breve, tra poco, fra qualche giorno. Eh, ma oltre a queste notizie, eh, all'interno della nostra trasmissione consigli, consigli editoriali, ma anche, perché no, consigli eh, di un buon film. In questo caso si tratta di un, uh, un documentario, un documentario dedicato ad una storia vera, non fosse altro un documentario. Pensate, quasi mille anni fa in piazza Duomo ad Assisi un giovane si spoglia pubblicamente dei beni della, prop... della sua famiglia. Il giovane è San Francesco d'Assisi. Dopo quasi un millennio succede una cosa analoga però non ad Assisi. A Palermo un giovane di 26 anni abbandona la sua famiglia, Agiata, per dedicare la sua vita ai più bisognosi. Questo giovane si chiama Biagio e dopo aver passato qualche anno a fianco a fianco per la strada vicino ai Clochard nella stazione centrale di Palermo ehm, riceve una visita inaspettata, la visita di Papa Francesco e questo documentario vuole raccontare questa storia. Andiamo insieme a vedere il trailer. La Beggio è andato a recuperare la vita di quelli che della vita non volevano sapere più niente una sera di nascosto con tutti i fratelli emigrati con Don Pino, lui si venne a piazzare sopra i tetti eh, che danno sulla strada di via De collati e Don Pino di nascosto con i fratelli sono entrati dal portone eh, e hanno occupato questo posto ma come si fa a continuare a mangiare continuare a pensare ai tuoi progetti i tuoi sogni Il Francesco di Palermo, un film di Antonio Turco, questo è un breve assaggio, un minuto, due minuti di immagini, alcune commoventi, a me mi commuove vedere eh, il Papa che abbraccia questo uomo coraggioso, questo uomo alternativo diremmo oggi, Quel, questo uomo che ha voluto un po' ricalcare i passi di San Francesco. Andiamo a ricollegarci con Piazza Bra, con Lucio, per l'ultimo collegamento. Vedo che sono quasi congelati, il freddo direi che oggi si fa davvero sentire. Allora Lucio, se sei pronto, io sono pronta per ascoltare l'ultimo tuo ospite, l'ultima iniziativa. Francesca, allora partiamo subito con il collegamento con il nostro ultimo ospite di questa mattinata, Andrea Cordini della Pastorale Giovanile, e, e ci viene a raccontare quali sono le proposte della pastorale che fra l'altro da qualche anno, da due anni, se non sbaglio, riparte sul solco dell'ultimo con gli ultimi per organizzare una proposta simile. Il titolo è molto particolare E uguale MC che ripercorre un'antica formula. E in questo caso però significa entusiasmo, uguale mente e cuore al quadrato. Ce ne vuoi parlare. Sì esatto, allora EMC al quadrato è proprio un'idea un, un po' di ripercorrere questa, questa formula fisica celeberrima e, e rileggerla, entusiasmo uguale mente per cuore al quadrato, nel senso l'entusiasmo nasce dalle nostre opere e quindi dal da nostro cuore quello che facciamo e dalla mente quindi anche da da quello, che, da quello che, noi, che noi crediamo, che pensiamo. Cos'è? È, eh, è un campo basato sulla, sulla carità, eh, perché visiteremo nell'arco di quattro giorni diverse realtà caritative che operano nella nostra diocesi, soprattutto insomma, la Caritas e varie altre realtà di questo tipo, e, e con loro diciamo, cercheremo di metterci, di metterci al passo, di dialogare con gli ultimi. Per questo ripercorre un po' la tradizione dell'ultimo con gli ultimi che si faceva. Che si Fatto insomma, nei decenni scorsi. E allo stesso tempo, poi nel pomeriggio, si ritorna all'interno del centro di pastorale in casa San Giovanni Paolo II a San Massimo, si, eh, diciamo, si condivide quello che si è vissuto, quello che si è fatto durante la mattina e c'è una parte più formativa e più eh, catechetica, diciamo, in cui attraverso alcune letture, eh, Don Giampaolo, che è il, direttore, il nostro direttore del centro di pastorale, cercherà di, di guidare i giovani eh, alla scoperta anche di alcuni valori, valori sociali, chiamiamoli. Così. Alla sera avrete anche ospiti interessanti che verranno a parlarvi delle loro storie di vita che hanno tanto da dire. Chi tra gli altri verrà? Allora, quest'anno siamo ancora in fase di definizione. L'anno scorso, ad esempio, avevamo avuto come ospiti eh, Lucia Vesentini della Commissione Nuovi Stili di Vita, Anna Fiscale, che è fondatrice e presidente del progetto Quid, e eh, Edgar Serrano, che è un professore dell'Università di Padova. I temi di cui avevamo parlato erano un po' eh, diciamo, l'ecologia integrale. Eh, abbiamo ripercorso un po' quella che è la laudato sì di, di Papa Francesco. Allora, questa proposta sarà dal 27 al 30 eh, dicembre, aperta ai giovani fino a che età? Allora, i giovani dai 19 ai 35 anni. Come è possibile iscriversi? È possibile iscriversi attraverso il sito eh, www.giovaniverona.it che è un po' il nostro, il nostro punto di riferimento per tutte le attività che facciamo e per le iscrizioni. Quindi lì si trovano tutte le informazioni su questa attività e in generale su, su tutte le altre. Un'altra proposta importante, più tranquilla, che riguarda solamente l'ultimo dell'anno sarà a Bardolino. Questa come sarà? Allora l'abbiamo intitolata Bardolino fino al nuovo mattino e sarà una serata di festa molto semplice, un modo per stare in compagnia. Eh, inizierà con un momento di preghiera, un'oretta di distensione in cui un po' si rivive l'anno percorso e si ringrazia per tutto quello che, per tutto quello che è stato in questi, in questi 12 mesi e si affida al Signore l'anno che ci sta davanti. Ecco, una cosa semplicissima: poi ci sarà la cena, la festa, un po, di, un po' di giochi, un po' di scherzi e fino aspettando la mezzanotte in cui si farà il brindisi tutti assieme. Vogliamo citare in chiusura, siamo un po' stretti con i tempi, ma anche un'altra proposta per i giovani un po' più giovani, se non sbaglio negli anni, nati intorno agli anni 2000, dal 2 al 5 gennaio per riscoprire eh, Santa Chiara e San Francesco, quindi si andrà proprio ad Assisi. Sì, questa è una novità per le annate 2002, 2001 e 2000. Eh, Quest'anno il SAF Plus On Ice lo proporremo ad Assisi. Eh, abbiamo scelto un po' di, di ripercorrere appunto le storie dei Santi Chiara e Francesco e di lasciarci ispirare da loro in questo in questo inizio di anno con questi ragazzi più giovani. Quanto può essere importante per un giovane eh, unirsi a queste proposte e guardare il nuovo anno con qualcosa di particolare nel cuore? Tante volte anche parlando anch'io con altri giovani eh, l'ultimo dell'anno può sembrare una... c'è tanta aspettativa però poi alla fine se non si vive quello che ci si aspetta si rimane un po' vuoti. Invece queste proposte eh, danno tanto ai giovani. Allora sì, diciamo che questi, questi eventi sono importanti perché eh, danno sempre una, come dire, una grande carica, no? una grande emozione e, e sono fondamentali per un po' per alimentare il percorso, il percorso di fede e anche per, no, per dare avvio magari. È un percorso di fede che poi bisogna coltivare naturalmente nella quotidianità, quindi non possono essere eventi estemporanei lasciati lì, ma l'inizio di un percorso o comunque una tappa di un percorso che prosegue nella vita di tutti i giorni. In chiusura, questo venerdì sera, la preghiera giovani mensile. Sì, appuntamento con la preghiera giovani, sempre nella chiesa di San Massimo, dove quest'anno ci siamo stabiliti, chiesa parrocchiale di San Massimo. 20.45 è 20 l'inizio e sarà l'ultima di questo anno solare, e con qualche sorpresa, visto che sarà anche Santa Lucia, magari qualche sorpresa ci sarà, ecco. Bene. Cosa hai già svelato allora? Grazie tante Andrea, buona continuazione, buona preparazione anche di questi Capodanno molto interessanti. Allora, Francesca, io ti ripasso la linea. Dialogare abbiamo capito che oggi è veramente difficile, ma nessun problema. E quanta vita c'è anche con gli esterni, speriamo con un po' meno di freddo. Torna la settimana prossima. Poi prima della pausa per il Natale. Grazie a tutti per l'ascolto e a giovedì prossimo. Benissimo Lucio, sì, effettivamente oggi è stato un po' difficile colloquiare con Lucio, i collegamenti, ma anche il tempo non ha certo giovato. Eh, anche per quest'oggi siamo quasi arrivati al capolinea di Quanta vita c'è. Mi piace segnalarvi un'iniziativa proposta dalla comunità Papa Giovanni XXIII che ha organizzato per lunedì sera 23 dicembre alle 20.45 al Teatro Salus una serata di beneficenza in favore eh, delle case famiglie della comunità Papa Giovanni XXIII. A suonare, a cantare, a far rivivere un po' l'atmosfera del Natale sarà la Larry Band Christmas Tour. Quindi eh, tante canzoni della tradizione, non solo italiana, ma anche un po' internazionale per uh, godersi il Natale, per godersi la preparazione, Manca mancheranno pochissimi giorni al 25 dicembre, torna a ripetere 23 dicembre, Teatro Salus, 20:45 a Legnago. Una mano per le case famiglia della comunità Papa Giovanni che fa molto davvero per le famiglie e per le persone in difficoltà. Siamo giunti, dicevo, alla fine, sono le 11 e 29 minuti. Allora, l'augurio a tutti i bambini di ricevere i regali desiderati e i dolcetti in questa notte speciale. Speriamo che arrivi per tutti la Santa Lucia Desiderata. Un buon proseguimento per tutti voi con i programmi di telepace. Ricordo le repliche sabato e domenica su Radio Pace e Telepace. Grazie a tutti voi e la settimana prossima sarà una trasmissione specialissima natalizia. Eh, non, vi non vi svelo da dove, ve lo svelerò nei prossimi giorni con altre iniziative, magari con un lancio nel Tg. Arrivederci alla settimana prossima.